Degli anniversari se ne occupa Giovanni, oggi me ne sono voluto occupare anch'io. Ho fatto bene perché, sai, pezzo di cuore. Un po' mi riguarda perché riguarda il 15° anniversario di quello che è stato l'ultimo match di campionato professionistico inglese sospeso perché una delle due squadre è rimasta in campo con un numero di giocatori inferiore al minimo sindacale, ovvero 7. E siccome in Inghilterra piace sempre denominare questi avvenimenti, passata alla storia come The Battle of Sheffield. No, The Battle of Bramall Lane. Vabbè, Bramall Lane, giusto. Sheffield può essere anche l'altro. Sì. Allora, le premesse per una partita accesa. La partita è quella tra Sheffield United e West Bromwich Albion. Le premesse per una partita accesa c'erano tutte anche alla vigilia. Non tanto per le posizioni di classifica. I Blades occupavano la 15ª posizione, ben lontani dalla zona retrocessione, salvi senza problemi. Il West Bromwich invece occupava la 3ª, lontano 11 punti dalla seconda piazza, che era d'appannaggio degli acerrimi rivali del Wolverhampton Wanderers. Ma sul rettangolo di gioco non mancano vecchie ruggini mai sopite, a partire da quella di Keith Carl, capitano dello Sheffield United, scartato da ragazzino dal West Brom e poi divenuto bandiera del Wolverhampton, fino ad arrivare a quella tra Santos e Johnson, Andy Johnson, con quest'ultimo che l'anno precedente con la maglia del Nottingham Forest provocò seri danni al volto e all'occhio dell'avversario con una brutta gomitata, il famoso elbow. Dopo 9 minuti di partita, la prima svolta. Ah, sulle due panchine c'erano da una parte il Neil Warnock, dall'altra Gary Megson. Dopo 9 minuti, la prima svolta della gara. Lancio del portiere ospite, ovvero di Russell Hult. Palla che va a Scott Dobie. Esce dall'area il Tracy, il portiere dello Sheffield United, che in modo scomposto tocca la palla con le mani, impedendo a Dobie il pallonetto su appunto il portiere. Cartellino rosso inevitabile, Sheffield United in 10 uomini e prima sostituzione impiegata per mandare in campo il portiere di riserva, De Vogt, che capitola poco dopo su un colpo di testa dello stesso Dobie su cross di Andy Johnson. Finisce così il primo tempo, bisogna arrivare nella ripresa. Al 62esimo arriva il raddoppio dei Baggies con Derek McInnes. Sugli sviluppi di un corner, un bel tiro al volo da fuori area si insacca nell'angolino alto alla sinistra del portiere. Partita congelata nel risultato, ma il bello o il brutto, a seconda da che parte si vede, doveva arrivare 3 minuti più tardi. Anzi, 2 minuti più tardi, che siamo al 64esimo e lo Sheffield United impiega i suoi ultimi 2 cambi. Il primo l'aveva fatto nel primo tempo, l'abbiamo visto. Entrano in campo proprio Santos e Suffo. Passa appena un giro di orologio e Santos decide di regolare i conti con Johnson. A centrocampo entra a piedi uniti sulla tibia del centrocampista del West Bromwich. Il rosso diretto è inevitabile, come inevitabile la mega rissa che si scatena in mezzo al campo. A farne le spese è anche Suffo, pure lui appunto subentrato con Santos, espulso per aver colpito con una testata particolarmente violenta Derek McInnes, che poi finirà la partita con un turbante intorno al capo. Scusate. Si riprende a giocare dopo ben 5 minuti, vari tentativi di rissa, lo stesso Johnson quando si rialza dall'infortunio viene fermato dal massaggiatore, da 3 compagni, insomma si scatena un parapiglia incredibile. Dopo 5 minuti, anche 6, ritorna la calma, Sheffield United in 8 e con le sostituzioni esaurite. Dopo il 3-0 firmato da Dobie arriva il giallo, non il cartellino. Prima si infortuna Michael Brown, che esce e lascia in 7 i suoi. E all'82esimo è la volta di Robert Ullathorne, che accusa un guaio muscolare. Sheffield United in 6 uomini e tutti sotto la doccia. Il sospetto che gli infortuni fossero polemicamente decisi da Neil Warnock è sempre stato forte. Ovviamente il diretto interessato ha sempre smentito. Alla fine la partita venne omologata con il punteggio di 3-0, nonostante lo Sheffield United avesse chiesto il rematch. Rematch contestato fortemente ovviamente da Gary Megson, che disse che se lo avessero concesso non si sarebbero mai presentati a rigiocare quella partita. Santos e Suffo vennero squalificati per 6 giornate, entrambi non giocarono mai più con la maglia dei Blades perché mancava 7 alla fine,
mentre il capitano Kate Carley, graziato nella megarissa, venne fermato per due turni, oltre ad essere state distribuite al giudice sportivo fra giocatori e club sanzioni pecuniarie per un totale di 13.800 sterline. Il West Bromwich iniziò con quella vittoria una straordinaria rimonta che lo porterà a scavalcare, nonostante gli 11 punti di ritardo a 7 giornate alla fine, i rivali del Wolverhampton, e a volare così in Premier League per la seconda volta nella loro storia.